è chiaro che la nostra priorità deve essere quella di mantenere la direzione del DSS, il Dipartimento Storicamente Socialista, dentro il quale meglio possiamo esprimere la nostra identità. Ma alla luce di eventuali adozioni dei dipartimenti, senza doversi sentire forzatamente accerchiati, in che modo credete che sia possibile poter esprimere una chiara politica di sinistra anche in settori che non siano la sanità e la socialità? È chiaro che qua condivido evidentemente quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, cioè che noi abbiamo ampie possibilità di azione in tutti gli ambiti, però è anche vero che la socialità è il cuore dell'azione politica del nostro partito, lo è storicamente e lo è direi soprattutto attualmente in questa congerie storica particolare, in questo momento particolare sono stati ricordati appunto da chi mi ha preceduto alcuni momenti salienti. Manuele Bertoli in risposta a un virulento e piuttosto rozzo direi attacco mosso al partito e anche direttamente alla sua azione politica come presidente, dal presidente del Partito Popolare Democratico Giovanni Gelmini in occasione di una loro ricorrenza recente, ha ricordato che per noi non si tratta di una questione di potere ma essenzialmente della salvaguardia di interessi che dobbiamo e vogliamo salvaguardare. Ho citato questo episodio, questo momento di dibattito, di scontro politico, perché credo che questo sia un nodo importante della campagna che si apre. È evidente che c'è un appetito dichiarato, peraltro in questa occasione esplicitamente, del Partito Popolare Democratico per il nostro dipartimento, legando tutto quanto ho cercato appunto di riassumere in precedenza, nostro per tradizione perché l'abbiamo costruito noi, perché le conquiste della socialità ticinese che sono un modello sul piano federale sono in larga parte operazione dei socialisti. Ecco, io credo che uno dei temi importanti sia non soltanto l'appetito pipidino ma una costellazione diciamo così pericolose che si delinea abbastanza chiaramente, che mette a repentaglio direi non soltanto la nostra posizione ma una concezione laica di quelli che devono essere alcuni degli elementi importanti del vivere, che sono alcuni degli elementi importanti del vivere civile, la socialità ma anche la scuola che giustamente Nicoletta ha evocato prima. E cioè c'è, mi sembra abbastanza evidente, una convergenza di interessi tra il PPD, una sua parte almeno abbastanza consistente, tra una frangia diciamo così particolare e centrica del Partito Liberale, il riferimento non è del tutto oscuro credo, a Morisoli, che rappresenta esplicitamente un'impostazione ideologica confessionale, e anche una parte importante della Lega dei Ticinesi. La Lega dei Ticinesi ha notoriamente, lo dico anche da luganese pensando per esempio alla realtà dell'università, ampi addentellati con questa componente del mondo cattolico. Adesso senza dipingere scenari eccessivamente preoccupanti, però credo che sia un tema importante. E credo che questa possibilità di convergenza di interessi, che non sono i nostri interessi, tra appunto una componente di rilievo della Lega, una parte importante dei PPD e un forte candidato del Partito Liberale, che hanno un'idea della scuola e della socialità che non è la nostra idea, a partire proprio da questo elemento centrale discriminante della laicità, sia un elemento ulteriore a difesa delle nostre posizioni rispetto alla difesa del nostro dipartimento. Questo era un primo elemento che mi sembrava di dovere sottolineare. Poi un'altra questione, forse molto rapidamente, diciamo così più tecnico, anche di portata minore, la proposta che è in discussione in commissione della gestione del deputato collega Regazzi sulla rotazione dei dipartimenti postula anche la rotazione dei funzionari dirigenti, che è un tema che abbiamo affrontato quando abbiamo affrontato in Parlamento anche la riforma della LOT. Può essere anche questo un aspetto, un tema interessante su cui si può discutere. Ci sono evidentemente molti modelli, dal modello dello spoil system, chi vince si porta con sé tutta la sua squadra, evidentemente un modello che funziona in un sistema maggioritario e non è un modello che può funzionare nel nostro, ma sono appunto modelli possibili. Senza entrare nelle possibili opzioni sull'opportunità o meno, si può discutere naturalmente sulla maggiore fluidità del personale dell'amministrazione, ecco, credo che proprio in riferimento al dibattito sulla LOT, che evidentemente ha riguardato in particolare aspetti riguardanti le questioni salariali, vada
ripreso un discorso serio sulla giusta valutazione del merito, perché questo è un discorso che nell'amministrazione pubblica può e deve essere fatto, e può essere fatto anche da noi socialisti, e cioè al di là della rotazione dei funzionari, introdurre realmente, pretendere che venga introdotto il criterio delle nomine per meriti, per capacità, per competenze. Questo credo che sarebbe un passo importante e su cui noi possiamo tranquillamente dire la nostra e possiamo tranquillamente fare nostro questo discorso. La rotazione dei dipartimenti è bello, perché in Ticino, quando si parla di rotazione dei dipartimenti, la mia immagine ha quasi un valore iconografico, no? Quasi un valore immaginario. Proviamo a chiudere gli occhi e pensare alla rotazione dei dipartimenti. Allora, ci sono i 5 consiglieri di Stato seduti e rotano i dipartimenti, o i 5 dipartimenti fermi e rotano i consiglieri di Stato? Non lo so, è un po' un tema del balzo, un balzo. In Ticino se ne parla ad ogni appuntamento elettorale, poi si fanno le congetture, ognuno fa i pronostici, e forse anche qualche scommessa su come andrà l'esito. Io credo che la rotazione dei dipartimenti per i candidati e per coloro che verranno eletto non deve rappresentare per nessuna ragione un tabù. Lo dico proprio a livello personale, io non sono per mia natura un dogmatico, e quindi anche nell'affrontare questa tematica, qualora venisse eletto, dico sono pronto ad assumere la direzione, la conduzione di qualsiasi dipartimento. Per contro, credo che nella nostra storia, nella nostra contingenza attuale, il mantenimento di un importante dipartimento come sanità e socialità debba restare un obiettivo per il partito, non per il singolo candidato, ma per i socialisti, perché, come è stato evocato, sono coloro che l'hanno creato, costituito, gestito, sviluppato, e sicuramente non c'è nessun altro gruppo politico che saprebbe fare di meglio a livello di partito. Per quanto riguarda invece le componenti, le caratteristiche delle persone, ecco, io sono andato oggi a rifotocopiarmi il manuale Cencelli, o meno l'articolo che disciplina, che dovrebbe disciplinare, perché poi questa normativa, proprio perché ha la forza di un regolamento deciso dal Consiglio di Stato stesso e nemmeno dal legislativo, queste regole del gioco per la distribuzione e attribuzione dei dipartimenti non mi soddisfa completamente, anzi potrei dire che mi soddisfa molto poco. Per chi fosse interessato, si dice: la ripartizione dei dipartimenti tiene conto del diritto dell'uscente rieletto di dirigere il proprio dipartimento, quindi se lo tiene bene stretto e nessuno glielo può contestare. Per il dipartimento vacante è dato diritto di opzione in base all'anzianità di carica, come fosse l'anzianità di carica un diritto acquisito di merito o di altro, e poi subordinatamente in base al risultato complessivo delle elezioni. Un meccanismo, una normativa, ce ne potrebbero essere altri, a me vanno un po' strette. Per esempio, non si fa nessun riferimento a quello che può essere la competenza, la capacità, l'esperienza che un candidato, una persona che viene eletta, può vantare in un settore piuttosto che un altro. Ora, se partiamo dal principio che il Consiglio di Stato è di fatto un collegio eletto dalle persone, dal popolo, ma che deve poi governare il paese in termini collegiali. Non ci sono rapporti di forza tali da determinare dei programmi, delle linee programmatiche di maggioranza e di minoranza, e quindi un collegio che deve adoperarsi collegialmente per poter gestire in modo efficace. E tra l'altro ricordo che le principali decisioni, quelle legislative, le prende poi il Gran Consiglio e nemmeno tanto il Consiglio di Stato. Per farla breve, a titolo personale, non ritengo che la rotazione dei dipartimenti debba essere qualcosa, un tabù, qualcosa di cui nemmeno discutere, anzi, ben disponibile a parlarne. E aggiungerei una cosa che è molto ticinese: a rotazione di tutti i dipartimenti, perché quello che spesso sentiamo in giro dire tra gli addetti ai lavori, più in generale tra la popolazione, che sono tutti campioni a immaginare la rotazione dei dipartimenti degli altri. I liberali dicono sì sì, l'arrocco tra socialisti, PPD, tutto sommato ci può stare, ma i liberali sono disposti a mettere sul tavolo della rotazione il dipartimento dell'istruzione, della cultura, dello sport o il dipartimento delle finanze? Questa sarà la realtà vera che confronterà le persone elette. Notate bene, forse in questa occasione ci sarà
una prima, magari ci sarà una rotazione di dipartimento, molto dipenderà, io credo, dalle persone che vengono elette. Se si innesterà per la prima volta questa rotazione in applicazione al regolamento che vi ho appena richiamato, allora bisognerà avere la coerenza, la forza di mantenere queste normative anche per il futuro. Vuol dire che se fra 4 anni l'attuale direttore del Dipartimento del Territorio se ne andrà, il Dipartimento del Territorio potrà essere scelto per anzianità di carica da parte di uno dei 4, qualora questi venissero rieletti. E allora lì vorrei vedere cosa succederà, cosa succederebbe nel tempo quando tutte le forze in applicazione di questo regolamento devono ossequiare questa benedetta rotazione dei dipartimenti, che comunque non mi sembra l'elemento centrale della politica cantonale.